A voi che avete dovuto rivoluzionare la vostra vita e rinunciare ai vostri spazi. A voi che avete colorato il mondo per renderlo meno pauroso. A tutte voi, Pirasso indiscusso della nostra società in un momento di acclarata tempesta. E questa da circa un anno è la mia postazione. Sono Antonella e sono un docente. Il mio lavoro è cambiato sicuramente perché, come tante altre donne e tante altre colleghe, abbiamo dovuto imparare tante cose nuove in poco tempo. Sicuramente il periodo più duro è stato quello di marzo-maggio dell'anno scorso, perché siamo state catapultate in un mondo, o meglio, ci siamo sentite responsabili di non lasciare, di non abbandonare i nostri studenti, perché almeno all'epoca il Ministero non ci aveva dato ancora linee guida per poter fare una precisa didattica a distanza. Eppure non ci siamo arrese. Abbiamo lavorato, abbiamo studiato, abbiamo fatto corsi di formazione, ci siamo inventate video tutorial per imparare e scambiarci informazioni. Voglio semplicemente concludere facendo i miei complimenti, dicendo a tutte le mie colleghe donne: ragazze, facciamoci un applauso, perché non abbiamo mai mollato, e in particolar modo la mia stima va nei confronti di quelle donne prossime alla pensione che, nonostante tutto, avrebbero potuto mollare e non l'hanno fatto. Si sono adeguate, hanno studiato al pari di un giovane laureato o di un giovane insegnante che già vive magari nel mondo del digitale. E brave, complimenti e buona festa della donna, buon 8 marzo a tutte noi, e andiamo avanti così che siamo forti. Mi è stata un po' difficile, ho partorito lui il 7 aprile, il 6 aprile hanno iniziato le contrazioni alle 23. Mio marito mi porta in ospedale, ho lasciato la piccola con mia cognata. Ho avuto paura di lasciarla da sola con lei perché lei è molto attaccata a me. Poi sono le contrazioni, sono iniziate un po' più forti. Con 3 tamponi negativi mi portano in sala parto, urla, spinte. Ho avuto la forza e il coraggio di vedere lui alle 3:56, perché solo lui mi poteva dare la forza. Mio marito non c'era, che mi ha dato una mano, perché forse con lui vicino sarebbe stato molto più semplice, avendo mio marito, il mio compagno di vita a fianco. Sono da Telelandi e sono in clinica di Fischer nel comune di Fisciano. Quest'ultimo anno non è stato un anno semplice, anzi, io direi estremamente complicato. È stato un anno duro, lo è ancora, ci hanno chiusi, aperti, richiusi, mi sono dovuta reinventare in tutti i modi. Ho cercato di portare avanti, ho tante famiglie che lavorano, tante persone che lavorano con me con famiglia. Ho rimodulato, rivisto tutto, abbiamo aperto un e-commerce, ho fatto delle dirette, ho cercato di messaggiare continuamente con le mie clienti, e non tutti quelli che mi chiedevano consigli sono rimasti a disposizione. Vi assicuro che è davvero complicato, è un anno molto 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 intenso, ma noi siamo donne e io non mollo. Come ho vissuto io la pandemia? Di sicuro non bene. Ci sono stati giorni in cui sono crollata, in cui ho pianto, in cui ho avuto paura, peggio, penso come la maggior parte delle persone. Però una mamma si deve rialzare, deve lottare e deve sorridere. Ci siamo ritrovati chiusi H24, la mattina abbiamo la DAD, il pomeriggio la grande ha portato la sua passione in casa, quindi si allena, fa danza, la piccola anche. È normale che io ho dovuto sacrificare un po' della mia vita, ma non fa nulla. Ritorneranno i tempi belli, di sicuro ci sono giorni ancora difficili avanti, ma siamo donne, non possiamo mollare e ritorneremo più forti di prima. Ciao, io sono Maria Laura, sono un'infermiera e come in tanti, da un anno a questa parte, a causa del Covid, la mia vita e le mie abitudini sono cambiate tantissimo. Soprattutto per quanto riguarda gli operatori sanitari, è cambiato tanto il modo di lavorare. Quando ci arrivano dei pazienti Covid,
noi indossiamo queste tute che ormai per molti sono diventate come una seconda pelle, mascherine, guanti, caschetti, calzari e così via. E a volte anche le azioni più semplici diventano complicate. In questo periodo così delicato anche i pazienti si sono dovuti adeguare a molte cose, anche il suo fatto di non poter ricevere le visite dai parenti hanno fatto in modo che tutto ciò diventasse più difficile, e noi oltre a dare la cura ci siamo anche ritrovati ad essere un po' mamme, un po' nonne, un po' sorelle, proprio per cercare di dare conforto ancora di più del solito, ecco. E a nostra volta, noi operatori sanitari, quando torniamo a casa forse non siamo le sorelle, le amiche, le fidanzate che vorremmo essere, proprio per la paura di contagiare. Quindi anche a casa sono cambiate tante cose. Sicuramente continueremo a mettere la forza che abbiamo sempre messo, e cerchiamo di dare speranza anche solo attraverso il nostro sguardo, che è l'unica cosa che in questo periodo riusciamo a vedere, oltre il caschetto, oltre la mascherina. E speriamo, confidiamo che il tutto vada per il meglio. Con questo quindi faccio un augurio a tutti, sperando che insieme, essendo, diciamo, restando uniti, riusciamo a vedere un futuro più radioso, riusciamo a sconfiggere questo male. Lo auguro a tutti di cuore. Ciao a tutti, buonasera, io sono Marianna Romano e sono una mamma lavoratrice. Vi starete chiedendo che cosa ci faccio io qui e per quale motivo questo incontro con voi. Mi è stato chiesto che cosa è cambiato in me, in positivo o in negativo, durante questo periodo che ci vede coinvolti in questo turbinio mondiale. Mi sento una tigre ingabbiata in un locale che non ha più vitalità, dove il cliente era il fulcro della nostra attività economica, ma essendo una tigre non mi sono persa d'animo e, come cita un noto aforisma, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, per cui mi sono reinventata con asporto e delivery e tante altre novità. Noi tutti insieme dobbiamo farcela perché la vita rappresenta il dono più prezioso che ci è stato concesso. Auguri splendide donne, oggi come tutti i giorni.